Everyone! Sono ancora un po' addormentata perché sono le 8:30 di mattina e io di solito mi addormento un po' tardino. Oggi è venerdì e voglio tornare a uno dei miei vecchi vlog. Cioè voglio fare un vlog, voglio ritornare a vloggare. Poi dopo vi racconto meglio perché ancora non ho fatto colazione. Sono, come vedete dal mio viso, un po' provata. Ma di solito il venerdì non metto le lezioni, però oggi ce n'ho una. Quindi adesso farò colazione. Mi sto guardando come al solito, poi non mi credete. The Korean man who ate 26 people. Io amo il true crime per andare a dormire, per svegliarmi la mattina. Non lo so perché mi interessa, mi rilassa. Vabbè, comunque, noi parliamo dopo. La tazza, cioè non si vede. La tazza che cambia colore. Sto per iniziare la mia prima ed unica lezione della giornata. Però non sarà una giornata... Non c'è un cavolo da fare. Sarà una giornata comunque bella piena. Poi dopo lo vedrete. Tornerò anche dal nutrizionista. C'ho l'appuntamento stamattina. Dopo però ci sediamo, parliamo con calma. Che adesso 5 minuti mi leziona... Mi leziona! Oddio, mi comincia la lezione. Ed è anche una lezione di gruppo. Cioè di gruppo. Coppia. Ah! Alle 10 precise, tra l'altro, viene la limpiadora, che è la donna delle pulizie. Perché, come sapete, io non faccio un cazzo. Non faccio niente, cioè io odio pulire, quindi mi viene ogni venerdì per 3 ore, anche se vivo in un monolocale. Cioè io vivo in un monolocale minuscolo, ma lei mi salva la vita. A dopo. Allora, sto a fare colazione slash pranzo in questo posto che è super vicino a casa mia, c'è tipo 2 minuti a piedi e fanno cibo buonissimo, ma è il miglior cappuccino che ho trovato nell'isola, quindi tipo grazie di essere così vicino a casa mia. E dopo ho l'appuntamento col nutrizionista, perché ragazzi non so se vi ricordate, in un vlog passato avevo raccontato di come avevo iniziato questa nuova dieta per aiutarmi con i problemi di pancia. Sta andando davvero molto meglio, quindi sono contenta e voglio continuare ad andare. Vediamo quali modifiche mi farà, perché la mia dieta è abbastanza rigida se devo rispettarla alla lettera. Dopo il nutrizionista, ragazzi, ho un appuntamento con il mio editore, perché il mio libro esce tra pochissimo e ho un appuntamento con il marketing team. Vediamo che cosa mi dicono e probabilmente tra qualche settimana, tra un paio di settimane, inizierò a postare anche su Instagram, anche qui, e a parlare del mio libro di più, quindi ok. Vabbè, appena mi arriva il cibo ve lo faccio vedere perché è buonissimo. Anzi, probabilmente mentre parlo adesso ci saranno tipo il mio toast e il cappuccino. Sto andando dal nutrizionista. Per andare dal nutrizionista mi godo questa bellissima passeggiata con la vista del mare. E voi penserete: wow Sonia, come sei fortunata a stare qui alla Spalmas. In realtà sì, perché ragazzi, cioè, quando me ne sono andata da Roma facevano tipo 2 gradi e sono arrivate qui e facevano 20 gradi. Anche se adesso c'è gente al mare, io in realtà ho la felpa e pure il giacchetto perché secondo me non fa caldissimo, ma non fa neanche freddo. L'altra settimana, che era il mio compleanno, sono andata al sud e sono letteralmente stata in piscina e ho fatto pure il bagno. Cioè io che non mi faccio mai il bagno, ho fatto pure il bagno. Però devo dire, col fatto che sto lavorando tanto, perché ho tanti progetti, di cui uno è il libro, che la parte creativa del libro è terminata, adesso si passa all'attacco. Però devo dire che dalla settimana scorsa, infatti mi vedete un po' più felice, sono ritornata a prendermi i 2 giorni di weekend. Cioè
due giorni di weekend, può essere venerdì, sabato, sabato e domenica, domenica, lunedì, due giorni liberi la settimana, perché vi assicuro che negli ultimi almeno due mesi e mezzo non ho preso un giorno libero che non fosse tipo Natale o che ne so, cioè proprio le feste, quelle comandate, quelle sì me le sono prese. Ed è bellissimo, mi sento una persona rinata. Da una parte sono anche contenta di aver lavorato tanto, perché mi fa sentire viva anche quello, cioè mi piace alternare, no? Momenti in cui ti senti produttiva, ti senti che devi fare, ti senti che c'è uno scopo, a momenti in cui ti rilassi un pochino. Il mio problema è la parte del rilassarmi, perché non riesco a concedermelo tanto. E per esempio, che ne so, ieri ho lavorato tipo 6 ore durante la mattina, e nel pomeriggio ho detto, oh, voglio prendermelo tranquilla e andarmi a fare una passeggiata e tutto. Non vi nascondo che un pochino mi sentivo in colpa e dicevo, potrei stare a fare questo e quello e quello, e invece sto qui a fare la passeggiata. Però, raga, serve pure questo. Serve pure farsi la passeggiata e lavorare magari 6 ore, se per tanto tempo invece ne lavoravi 12. Però sono contentissima di andare da nutrizionista. A dopo. Hola, Sonia. ¿Qué quieres que diga? Tía, hoy no me he peinado, hoy estoy en plan de voy al gimnasio. En plan de guapa. ¿Sabes? Cuando salgo del gimnasio salgo así, salgo más guapa. Ay, pero en el gimnasio como que salgo así toda empoderada, toda fuerte, sí, toda enorme. Y depende del ejercicio, porque si hago glúteo salgo peor, como ayer. Maná. Y chao, hola, perrita canaria. Chao, Luna. Yo soy Luna y soy una perra cachondona. Fare una consulta con questo nutrizionista è una cosa fighissima, perché gli ho detto, guarda, io mi trovo molto bene con la dieta che mi hai dato, però mi fa male la papaya, per qualche motivo mi posso mangiare gli altri frutti, mango, tutto quanto, kiwi, ok, ma la papaya mi fa male, sarà che sono forse un po' allergica? E lui mi fa, ah, perfetto, questo è un chiaro segnale di quello che ti serve, perché gli enzimi, bla 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 bla, e mi ha cambiato un po' la dieta e mi ha detto che praticamente io riuscirò poi a mangiare la papaya. Boh, secondo me è fighissimo, perché alla fine l'alimentazione cambia la nostra salute, persino il nostro umore, la serotonina, tutto ciò che riusciamo a produrre attraverso lo stomaco. Wow, adesso però mi devo sbrigare perché ho il colloquio con l'editore. Tra l'altro questo quartiere dove sto qui a Las Palmas si chiama La Isleta ed è molto figo perché ha questa architettura un po' latinoamerica. È figo, sembra un piccolo labirinto. Allora ragazzi, questa chiamata è con il gruppo del marketing per il mio libro, perché il mio libro è in stampa oggi, è andato in stampa oggi e adesso devo vedere come farvelo arrivare a voi al meglio possibile. Ho appena finito di fare il colloquio con la Giunti, con la parte marketing, e ragazzi, vi posso dire che il mio libro è già in preordine su Amazon. Io non lo sapevo, c'è già il preordine, non c'è ancora la cover, perché penso che ci sarà la cover reveal più vicini all'uscita del libro, che comunque sarà tra pochissimo, sarà il 15 marzo. Il 15 marzo, ragazzi! Sono abbastanza contenta perché, cioè sono super contenta, perché questo è il mio primo prodotto. Io non ho mai scritto un libro, o venduto un videocorso, o non ho mai creato un prodotto da darvi che non sia, certo, anche un reel è un prodotto, però un libro, un videocorso, un qualcosa. Questo è il mio primo e secondo me è venuto divertente, leggero, utile. In questo libro ci ho messo la mia personalità, che è un po' così divertentina, un po' leggera, però ci ho messo anche tante cose utili che io, dopo anni di università, cioè fatto la magistrale pure in inglese, a volte mi sorprendevano quando andavo in America, anche cose super comuni, anche proprio un how do you like the US, oppure this is $1500, però quindi sono super fiera e non vedo l'ora di vedere quello che mi dite. E adesso alle 3 e un quarto, va bene, anche troppo tardi rispetto ai miei orari spagnoli che ho preso qui, vado al supermercato per fare la spesa e prendermi qualcosa di fresco da mangiare. Ragazzi, cioè io sono venuta a Las Palmas perché volevo mangiare il mango, perché qui c'hanno un mango, ma ragazzi, un mango che costa poco ed è buono, buono, buono.
Ma voi lo sapevate che anche il mango era stagionale? Non c'è più. Cioè io pensavo che, visto che qui è primavera tutto l'anno e il clima è abbastanza stabile tutto l'anno, pensavo che quindi anche la frutta e la verdura fosse, cioè, sempre la stessa tutto l'anno, visto che il clima è sempre lo stesso. E invece no, non ci sta più un mango manco a pagar loro qui. Ta-da! Una settimana che cerco mango al supermercato. Ieri sono andata in frutteria, in una frutteria piena di frutta buonissima, e la tizia mi ha detto: no, non è stagione, non li trovi assolutamente, ce ne riparliamo a giugno. Però lei mi ha detto: se li dovessi trovare saranno cattivi. Ovviamente vi farò sapere perché me lo compro. Ah, scusate, cioè adesso mi sono resa conto perché, prendendo la bustina, lo trovi il mango, cioè non lo trovi, l'ho trovato adesso, ma tra l'altro è una manga. Ho imparato che c'è una differenza tra mango e manga. Non è quello giapponese il manga, è un frutto. Ne prendo un paio comunque. Le mie amate bottiglione d'acqua che ormai ho imparato ad usare. La cucaracha, ya no puede caminar. Queso de cabra y caballa con aguacate y tomate. Sono stracontenta perché dopo anni in cui non potevo mangiare latticini o poco, comunque, cioè quando garravo, adesso me l'ha messi nella dieta. Queso de cabra, ovviamente, non tutti i latticini così, però già è tanto. A me poi piacciono i formaggi tutti stagionati, freschi, anzi freschi forse mi piacciono anche di più che stagionati stagionati. Raga, ma friends in spagnolo? Devo chiedere una pregunta in secreto. ¿Crees que cante durante la ceremonia o después del banquete? Vi aggiorno su questa cosa importantissima, di cui probabilmente non me ne frega niente, ma ecco il mango e è un po' aspro. Non è dolce dolce come piace a me. Però è mango. Però certo, se relazione col prezzo, vabbè, se può fare. Scusate, cioè, ho smesso di vloggare un pochino e sono attualmente le 9 meno un quarto e sto per farvi vedere una cosa che ho fatto negli ultimi tipo 4 mesi, perché mi ci ho fatto pulire tipo 4 mesi. You are the one thing in my way. La cucaracha, ya no puede caminar. Allora, sto tornando a casa e quindi chiudo il vlog perché torno a casa, ceno velocemente, mi faccio una zuppetta di miso con una frittatina tipo omelette con zucchina, uovo, così, che va tanto bene alla pancia. Ah, tra l'altro, la prossima settimana faccio un attimo un cliffhanger. Torno a Roma per una settimana perché sto finendo un corso di recitazione. Ragazzi, che ridere, io non mi sono mai ritenuta un'attrice perché, cioè, non sono un'attrice, però ho scoperto che non sono così male, cioè, per essere una che non ha mai fatto niente di teatro, di niente, cioè l'ultima recita tipo alle elementari, non me la cavo così male, e sto facendo una masterclass abbastanza intensa con persone che sono anche bravissime e questo prossimo weekend, non questo qui che viene, vabbè,
per voi intanto non ha senso questa cosa, ma la prossima settimana ci sarà l'ultimo incontro, quindi dopo quella settimana riceverò anche un diploma, cioè sono un'attrice praticamente. Però quello che non vi ho detto è che forse, non voglio dire gatto prima di averlo nel sacco, ma forse a maggio fino a aprile, non so, quando ho finito con la presentazione del libro e tutto quanto, potrei andare... Ditemelo voi, vediamo nei commenti se ci prendete. Dov'è vado? A maggio! Scusate, questa è sulla via di casa mia, ma c'è una festa ogni settimana qua? Cioè, ma stanno solo a far festa le canali! Ah, è vero! Perché questo è l'inizio del carnevale! Ok, ma il carnevale dura un mese! Ma che fanno le feste ogni 3 giorni per un mese?